Uè, sono tornato. Come va? Passato una buona estate? Vi sono mancato? Lo so. Non stavate aspettando altro che una nuova puntata dell'Infiltrato. Ebbene, amici miei, oggi vi porto in uno dei gruppi di complottisti più celebri del web. I terrapiattisti. Come al solito, nella prima metà di video andiamo a conoscerli un po' meglio, a scoprire esattamente chi sono e cosa dicono, e poi nella seconda metà andiamo beceramente a leggere e commentare i commenti più strampalati che ho trovato. Come al solito vi invito ad iscrivervi se non siete iscritti, a condividere il video, lasciare un commentino, un mi piace, darmi un sacrificio, un agnellino, queste cose così. Bene, direi che siamo pronti ad appiattirci! Mi è piaciuta la gag, eh? Effetti speciali Spielberg, levati, sono arrivato io. Vabbè, vai, cominciamo. Allora, piccola premessina prima di cominciare. I terrapiattisti sono diventati piuttosto famosi negli ultimi anni grazie ai servizi delle Iene, di Barbascura, di Nemo e tantissimi altri. Quindi oggi cercheremo un po' di selezionare i messaggi per non andare a ripetere sempre le stesse cose. Quindi, i giganti oggi non ne parliamo. L'Australia esiste e niente barriera di ghiaccio ai lati della Terra con i militari che ci passeggiano sopra, che ormai Jon Snow sposta di ha perso il lavoro, la serie è ormai diventata vecchia. Bene, punto 2, vi anticipo subito che i terrapiattisti mi sono sembrati proprio il prototipo del complottista perfetto, quindi sui gruppi in realtà non girano solamente cose legate alla terra piatta, ma anche complotti vari in generale, cioè abbiamo Novax, abbiamo complotti sionisti, scie chimiche, diciamo. Oggi cercheremo di concentrarci esclusivamente sul tema della forma della terra. Bene? Pronti? Si parte! Madonna, dai, neanche abbiamo iniziato che già mi chiedete soldi. Vabbè, dai. Striscia! Azz, si comincia a fare impegnativa la cosa. Vabbè, dai, almeno mi inculo qualche pinguino. Che faccio? La barattola anima per 1 milione di euro? No? No, infatti. Allora, cominciamo con le basi per chi non conosce i terrapiattisti. Di base, sono un gruppo di persone che rifiuta il concetto di universo come lo conosciamo per abbracciare una teoria che vede la Terra al centro dell'universo. Ed è una Terra piana, circolare e stazionaria, con un firmamento elettrico e Sole e Luna che fanno da bobina in perenne movimento, come Tesla ha dimostrato. I più attenti di voi avranno notato che non si riferiscono alla Terra come piatta, ma come piana. Infatti, i modelli più recenti non vedono la Terra come una pizza al centro dell'universo, ma come una cupola chiusa che racchiude il Sole, la Luna e le stelle. Il mondo conosciuto è limitato e controllato. Di base è impossibile andare nello spazio e avvicinarsi ai bordi della Terra. E oltre questa cupola impenetrabile e controllata dai potenti, pare che forse troveremmo Dio. Già, perché una cosa di cui non si è parlato molto è che il terrapiattista tipo crede molto in Dio, come contrapposto alle forze luciferine pedo-sataniste malvagie che si trovano nel sottosuolo. Come potete capire chiaramente da questo pratico PDF. Evangelisti 2.0, insomma. I terrapiattisti sono piuttosto famosi negli altri gruppi di complottisti, dove li sfottono male, cioè proprio li prendono per il culo, li trattano come se fossero gli ultimi, poverini, non se lo meriti. E poi, cioè, mi rubano il lavoro, complottisti che mi rubano il lavoro. Tuttavia, se riuscite a fregarvene dell'opinione degli altri e desiderate diventare terrapiattisti, non vi preoccupate perché è molto semplice. Allora, innanzitutto non occorre studiare. Anzi, pare proprio che gli studi siano dannosi, soprattutto se scientifici, ok? Di base, in questo cambio di paradigma, sono avvantaggiati gli umili, quelli che non hanno certezze e sanno mettersi in discussione, mentre i sapientoni, i primi della classe, devono passare prima dal mettere in discussione il sistema che li ha istruiti, indottrinati a false verità. Già, perché la logica terrapiattista viene da dentro. Bisogna osservare e farsi domande. E già che ci siamo, cioè, togliete i bambini da scuola! Prima che sia troppo tardi. Ecco, una volta che vi siete fatti abbastanza domande e date abbastanza risposte, possiamo finalmente mettere la nostra conoscenza al servizio dell'umanità. No! Ma no, ma poverino, dai, ma voleva solo capire. Vabbè, ho capito. Sto zitto. Come avrete capito, è piuttosto difficile riuscire ad avere un confronto con un terrapiattista, perché sono piuttosto convinti e poco aperti, diciamo. Ma noi non demordiamo! Vediamo come va, eh? Allora, prendiamo un discorso tipo, eh? C'è un troll tendenzioso che fa le sue domande.
Ma la Terra non è piatta. Fermo poi è un concetto relativo. Ferma rispetto a cosa? Perché si muoverebbe rispetto a cosa? Al Sole e alle stelle. Ferma punto. Punto. Ma le osservazioni dicono che si muove rispetto a entrambe, no? Al Sole e alle stelle. Le osservazioni dimostrano l'esatto contrario. La Terra e la stella polare sono immobili. Tutte le altre stelle, pianeti, Sole e Luna, girano in senso orario attorno alla stella polare e sopra la Terra. Veramente la polare non è immobile. Come fai a dire che sono gli altri a ruotare? Ci fai o ci sei? Ci sono timelapse che dimostrano la rotazione delle stelle attorno alla stella polare, che è immobile. Infatti è da sempre posizionata sopra il polo nord. Solo uno stupido o un troll può dire che Polaris non è immobile. Ma come fai a dire che sono le stelle a ruotare e non la Terra? Mi sa che ci sei, ma lo sai cos'è un timelapse? Sì, ma se ruotasse la Terra e le stelle fossero ferme, si avrebbe lo stesso effetto. Questo è quello che ti dice la dottrina. I nostri occhi vedono le stelle, il Sole e la Luna ruotare in senso orario attorno a Polaris. I nostri sensi non percepiscono nessuno movimento terrestre. La rotazione sull'asse non è percettibile. L'orbita attorno al Sole meno che meno. Se è per questo i nostri sensi percepiscono anche che tutte le linee parallele convergono in un solo punto, ma sappiamo che non è così. Ripeto, come fai a dire che sono le stelle a muoversi e non la Terra, fratello? Quindi con i nostri sensi ci possiamo pulire il sedere! Non, cioè, quindi credi che i binari di un treno si restringano mentre si allontanano perché i tuoi sensi ti dicono così? Ok, hai ragione tu, la Terra è sferica e si muove. Mi sai dire qual è quella vera? Anzi, non era forse un geoide? Cioè... ti prendono pure per il culo. Vabbè, ma se sono così convinti avranno i loro buoni motivi, no? Evitiamoci una bella carrellata di buoni motivi, dai. Vai. Allora, partiamo con gli aerei, eh. Se la Terra girasse davvero e fosse tonda, allora dammi una valida motivazione del perché la struttura delle ali degli aerei sia perpendicolare rispetto al corpo dell'aereo e soprattutto sia parallelo rispetto al suolo sul quale sorvola, anziché avere le ali curve verso il basso per compensare la fantomatica curvatura. Secondo loro gli aerei dovrebbero essere così. In Cina nessuno è sotto sopra, capito? Stile Bugs Bunny, eh? Rispondete a questo, terrapallisti babazzi, eh? Lo dice Trump. Allora se lo dice Trump, sti cazzi. Mettete qualsiasi livella da muratore su un piano e la bolla non avrà il più che minimo movimento e non ci vuole una laurea per capirlo. Svegliatevi! Oh, mio zio muratore conferma comunque. Certo, la fascia equatoriale dovrebbe essere tutta bruciata. Basta prendere una patata e porla all'interno di una resistenza rotonda e ottiene una cosa che contraddice le più grandi foreste in Africa e in Sud America. Cioè, capito? Dovrebbe essere bruciata ai lati, no? Patata bruciata, 10! Mi piace! Cazzo, è proprio dritta, eh? Bill Gates doveva pensarci due volte prima di inventare Paint. Si è fregato con le sue mani. Ma scusa, ma allora questa come me la giustifichi? Ah, ho capito. Usano il fisheye in pratica. Cioè, hanno avuto l'idea dei rapper anni 90. Beh, a questo punto, miei ingenui amici, so che vi starete chiedendo: ma perché allora i massoni ci nascondono tutto? Perché vogliono celarci la verità? Stolti. Perché ci vogliono propinare la terra tonda quando in realtà è piatta. Vabbè, e fin qui. Controllo mentale, soldi, eccetera, eccetera. Quasi annoiato, no? Quella roba lì, dai, solito. Soldi, potere. Complottino? Va bene, dai, siete pronti. Ci siamo anche dilungati troppo. Vediamo di tirare fuori qualche chicca poco conosciuta dalla teoria della terra piana. Cominciamo con l'astronomia. Che ne penseranno i terrapiattisti di Marte? È sferico, bro! Cioè, se fosse piatto, avrebbe l'acqua tipo la Terra, no? Cioè... la Terra fa effetto bacinella, no, tiene l'acqua per quello. Marte è sferico, ce l'ha dentro. Bro, è piatto! Ma lo vediamo sferico per un effetto ottico che mo non ci sbatti di approfondire. Filatevi. Oh, bro, ma che state dicendo? Cioè, Marte non esiste! È Photoshop. Raga, mettetevi d'accordo. Della Luna che mi dite? È fluo. Fluo, vabbè. Figo, dai. Quindi mi dici che non è per il riflesso del Sole, vabbè. Un po' inutile come potere, però figo. Cioè, non capisco perché sia importante, ma va bene. Il Sole è piccolissimo e molto vicino alla Terra. È per questo che si fa notte, no? Lui si fa i suoi giri su sto piatto, no? Solo che ha la forza di una torcia con le pile scariche e quindi quando va lontano diventa notte. Semplice. Funziona così.
Le stelle sono fuori nella cupola. Dietro la cupola quindi c'è questo dio super luminoso, questa energia, e qualcuno ha sparato e fatto i buchi nella cupola, tipo roba di Trinità, no? L'avete capito? Trinità? L'evoluzione non esiste, le razze umane vengono da oltre la barriera di ghiaccio. Degli animali chi se ne frega, tanto chi se ne sbatte di un tapiro, dai. Ma che faccia la cazzo? Mi spiace per quelli che credono a Star Trek, ma la Terra piatta è un fatto, manco una teoria. Poi potrebbe anche avere un'altra forma, forse cava. Ma intanto dove siamo noi è piana. Cava? Terra cava. Bene signore e signori, siamo arrivati alla parte che tutti voi maledetti beceri, sadici, pedo, satanisti stavate aspettando. Andiamo a leggere un po' di commenti. Come al solito vi invito, se il video vi è piaciuto, a condividerlo, iscrivervi, lasciare un mi piace, tutte quelle cosine belle belle belle. Bene, vai, cominciamo con i grandi classici. Ho un video con 100 interviste fatte ai comandanti degli aerei che dichiarano che la Terra è piatta. Non esiste nessuna prova che la Terra è sferica. Mi potresti dire come si intitola, se si trova su YouTube, o se puoi recuperarlo, potresti girarmelo? Non penso di averlo visto ancora. Non lo trovo più sul mio gruppo. Comunque il titolo era Pilots Say Flat Earth. Piloti dicono terra piatta. Proseguiamo con uno dei grandi classici dei terrapiattisti, l'esistenza dei giganti. Credo sia opportuno aggiungere che i giganti hanno costruito San Pietro a Roma e il Duomo a Milano. Parole di Mr. X. Perché è grosso? Questo non so se fosse un troll o uno di loro, però mi faceva perché è grosso. A questo punto arriva la chicca. Arriva. Interessante cartoon con giganti e altro. Guardate almeno 5-6 puntate se avete la possibilità. Attacco dei giganti. Bello, l'ho visto anch'io. Però. Ci sta. Continuiamo con una delle domande più frequenti che abbiamo già visto prima. Sì, allora, si parte dalla stessa domanda di prima in realtà, però era troppo lungo, l'ho spezzato. Ah, quindi, la Terra non è piatta. Fermo poi, il concetto è relativo. Ferma rispetto a cosa? Rispetto all'energia. L'acqua è la prova, non curva. Ma cosa c'entra con il movimento? C'entra. È in questo momento che chiuderei con un grande classico. Ecco. Nel modello sferico, un aereo che sorvola l'equatore deve continuare a picchiare, altrimenti va in orbita. Nel modello terrapiattista la gravità non esiste. Neanche le forze centrifughe. Quindi, anche noi dovremmo essere lanciati nello spazio dalla rotazione, ma facciamo persino i castelli con le carte. Senza la forza di gravità, sì. Forza di gravità che tiene oceani di miliardi di tonnellate e io riesco a saltare. Cioè, ho i muscoli come la forza dell'oceano, ma dai! Modello polpetta rotante è una contraddizione continua. Qua volevo farci una battuta, ma fa già ridere così in realtà. Il buon Mr. X mette in dubbio l'esistenza dei satelliti, perché lo spazio non esiste. Poi ci diranno che però ci sono i satelliti. Ma allora perché, se ci sono sti benedetti satelliti, in alcune zone il ciel non prende? Guarda, su questo ti do ragione, visto che con quella cazzo di Iliad il cellulare mi prende solo sotto la Madonnina del Duomo. Vabbè, poi, insomma, serve dire che i cellulari non funzionano coi satelliti? A meno che tu abbia il cellulare satellitare, ma non penso. Prenditela col 5G al massimo, dai frate, cioè, ti do io i suggerimenti, no? Qualcuno si chiede cosa ci sia dall'altra parte, no? Visto che l'interesse è tutto per la parte sopra, ma cosa c'è sotto? Mi sono sempre chiesto una cosa, se la Terra è piatta, cosa c'è dall'altro lato? Ah, secondo me è solo crosta. Immaginati una zolla d'erba. Crosta. Del retro non gliene fregava niente a nessuno. Fogne. Chiudiamo in bellezza, l'atmosfera non esiste. Del resto già che c'è sfera nel nome ci fa schifo, no? Ok, quindi ancora, atmosfera, gas a forma di sfera. Semplicemente impossibile, a meno che non ci sia un contenitore a forma sferica e che quindi ci troviamo in un sistema chiuso, da cui né gas né nient'altro può uscire. Insomma, comunque. Io continuo ad ignorarla, sarà perché non la vedo e non ne ho mai assaggiato un pezzo. Anche l'aria c'è, ma non la vedi. Ma riconosco la puzza. E delle bufale la puzza si sente a chilometri. Amico mio, mi sa che c'hai il naso tappato. Sarà mica Covid.